Tutti bentornati in un nuovo video. Non so quanto mi imbalbetterò, ma siccome so che devo fare diversi video oggi e sono alquanto infastidita dalla luce perché dopo tanto tempo, brutto tempo, in agguato, è ormai da 2 giorni che il tempo è un po' così, vi mostrerò 3 prodotti che vi voglio recensire nella categoria sì, no e ni. Questo video l'ho visto sempre fare dalle donne vengono da Marte, Alessia, la proprietaria del negozio Bioprofumeria Effetto Bio di Roma, e come vi ripeto sempre, dato che io anni fa riuscivo a fare i video dei prodotti promossi e bocciati, dato che il video lo registravo a fine mese, mi sono ritrovata ad avere troppi appuntamenti per fine mese, soprattutto i video da registrare, e perciò di tanto in tanto vi sbuco fuori qualche prodotto che mi sta dicendo qualcosa, oppure no, oppure sì, oppure mi sta facendo dannare. Ecco, per quanto riguarda questa rubrica, per questo elemento che vi sto portando, questo video, troverete solo prodotti di skincare. Per me sono i prodotti più facilmente smaltibili, dato che li utilizzo nel quotidiano. E che dire, direi di iniziare subito. Non so se inizierò dal prodotto promosso, visto che l'ultimo che avevo editato iniziavo con un prodotto promosso. Adesso gioco e vi faccio la sorpresa, tanto mi vedrete tra 2 secondi, tempo di editing. Oggi inizio con il ni, il rimandato, dato che è da tanto, o forse non sono mai partita da questo tipo di prodotto, da questa categoria, ecco, di recensione. E vi mostro la crema di L'Oreal struccante con fiori rari. È una crema molto vecchia, una crema che avevo aperto diverso tempo fa, che sta a circa a metà della confezione e che utilizzo quando ho voglia di passarmi una crema detergente. Ultimamente sto un po' passando questo passaggio perché con il panno in microfibra mi rimuovo il make up e poi passo il tonico, comunque mi lavo molto con l'acqua. Probabilmente non dovrei fare così, però non mi sto più di tanto ritrovando questo prodotto tra le mani. E un motivo ci sarà, mi domando anche. Ebbene sì, perché questo prodotto, se io lo utilizzo o con un panno in microfibra o con le mani, io non vedo assolutamente nessuna differenza, non vedo che mi rimuova le impurità, il make up, quello che mi è rimasto della base viso che mi sono fatta la mattina. Mentre se questo prodotto lo abbino o con il mini Luna Foreo, un pochino lo percepisco nettamente con una spatolina tipo simile quelle di Kiko, che manualmente vi rimuovete il make up passando la crema struccante sul viso con la spazzolina. Io ne ho trovata una all'interno della box No Makeup No Life di prodotti coreani e giapponesi. È vero che ho anche il, come si chiamava? Mi sfugge il nome, con la C, però mi viene da dire Clinias, ma non c'entra niente, il Clarisonic, eccolo qua. Però ecco, per il Clarisonic questo secondo me potrebbe andare anche bene, però per quello che costa, perché stiamo sotto i 15 euro, sinceramente mi va bene anche sfruttarlo con una spazzolina che, anche se è manuale, mi va più che bene. Non riesco a uscire fuori da questo discorso contorto, forse l'avete anche percepito. Ok, quello che quindi ho notato è che il make up si rimuove facilmente con l'utilizzo di questa spatolina, però non sempre mi viene la voglia di utilizzarla, perché magari non ho voglia di investire tanto tempo per lo struccaggio e voglio una cosa veloce, indolore, che mi permetta poi dopo di fare altre miliardi di cose che devo fare a casa. Quindi sì, è un prodotto che sto portando avanti, è un prodotto che non vedo più di tanto mostrato ultimamente nei video su YouTube. È una crema che, se la trovate in offerta, perché no, ne ho trovate di peggio. Sinceramente quella che vorrei aprire dopo e che ho da un anno chiusa, sigillata, è quella di Bioficina Toscana ai frutti rossi. Non vedo assolutamente l'ora di provarla, anche perché per quanto riguarda il prodotto è un prodotto naturale e vorrei assolutamente smaltirlo per non rovinarlo, dato che è stato anche un compleanno di
un compleanno di regalo, sto dicendo, no, un regalo di compleanno, sono anche dislessica, vabbè, lasciamo stare. 200 ml di prodotto, il PAO di 6 mesi, quindi queste sono le indicazioni, e qui sotto abbiamo l'INCI. Non l'ho più di tanto guardato, strucca, nutre e perfeziona la pelle. Che perfezioni la pelle non l'ho notato, però è anche vero che io non sono una che utilizza continuativamente questo prodotto. Nutre non l'ho notato perché non lo utilizzo continuativamente, strucca ci avrei qualcosa da ridire. Va bene per pelli secche e sensibili, non è la mia tipologia di pelle perché ho una pelle mista, cioè in zone che la mia pelle vedo che si lucida, e ho delle zone dove la pelle invece è tanto 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 secca. Allora, la rosa è conosciuta per alleviare e lenire la sensazione di irritazione sulla pelle, il che potrebbe essere anche utile. Il gelsomino è conosciuto per lenire e proteggere la pelle, quindi questi due fiori rari, che poi dopo proprio rari rari non sono, dai, diciamocela tutta, aiuterebbero comunque la nostra pelle in fase di struccaggio. È un prodotto L'Oreal, non mi aspetto un prodotto naturale, magari mi posso aspettare un'efficacia migliore, visto che comunque non è un marchio che si fa pagare poco, cioè capisco fosse stato Maybelline, fosse stato Garnier, fosse stato un marchio sempre da drugstore, però con un prezzo che è un po' più basso rispetto a L'Oreal, però io comunque continuerò a sfruttarlo. Vi faccio vedere il prodotto No come seconda categoria di questo video. Io ci sto provando a farmelo piacere, ma non mi sta convincendo in nessun modo. Il problema è che un altro struccante bifasico della stessa casa cosmetica, e che ho già provato in diverse boccette, non mi fa la stessa reazione che ho con questo tipo di prodotto, cioè lo struccante Zafferano Bio bifasico della Bioteca Italiana, un prodotto da 125 ml, il PAO è sempre di 6 mesi, qui vediamo se lo mette a fuoco, vi faccio vedere l'INCI che è molto contenuto, è studiato per aiutare la detersione e lo struccaggio delle pelli che sono allergiche al nickel e su pelli sensibili, ed è un cosmetico vegano che costa molto poco, 3,95 euro, massimo 3,99 euro, gli spicci rossi non me li ricordo mai, però siamo sotto i 4 euro. È un prodotto uscito ad aprile, una linea nuova che mi fa bruciare gli occhi in una maniera impressionante, soprattutto quello sinistro. Infatti quello sinistro ultimamente è ritornato a farmi un po' di complicazioni, a darmele, a essere fastidioso quando mi trucco, poi quando vado a lavoro, anche se è passata una notte e quindi il prodotto si è asciugato, non so, mi crea qualche problema sugli occhi. Io ormai lo vorrei finire, so che magari l'ideale sarebbe quello di buttarlo via in toto, però dato che per ora riesco ancora a sopportarlo, decido comunque in ogni caso di terminarlo. Voi però non seguite me, se trovate un prodotto che vi dà fastidio non andate avanti per un prodotto di 4 euro che poi dopo vi dovete prendere delle creme curative che costano anche più di 20-30 euro in farmacia per contrastare magari qualche infiammazione o irritazione causato da prodotti cosmetici low cost. Attenzione, non che il low cost sia tutto marcio, è vero che ci sono dei prodotti low cost che io adoro tantissimo, per esempio lo struccante di Giardino Cosmetico che io non trovo più, lo adoravo mille volte di più rispetto a questo, o anche della come si chiamava il marchio che veniva rivenduto all'LD, MD, anche quello non del tutto naturale ma con la maggior parte di ingredienti naturali. Quei prodotti che costavano poco non mi hanno mai fatto niente, questo mi fa bruciare tantissimo gli occhi. Fatemi sapere la vostra, come vi ci state trovando, perché immagino sia un prodotto facilmente acquistabile perché si trova nei Tigotà ed è un negozio che nel nord centro Italia ha molti punti vendita, nel sud magari provate a vedere su qualche acqua e sapone, perché tanto Tigotà e acqua e sapone sono la stessa cosa, almeno sempre se fa parte ancora del gruppo Gottardo SPA, cioè quello che gestisce Tigotà o acqua e sapone. Boh, non ho mai capito effettivamente se Gottardo gestisca Tigotà o acqua e sapone o tutti e due insieme, comunque fanno parte sempre della Gottardo, a meno che la Gottardo non abbia veduto acqua e sapone.
però questo non lo so perché non ci lavoro dentro alla Gottardo e non ho informazioni di questo tipo. Ad ogni modo è un prodotto che per essere naturale, boh, magari un po' di riciclo della plastica, non so, aiutiamo questa natura perché alla fine è plastica nuova e sicuramente quando lo finisco non lo andrò a riprendere in toto perché non voglio più avere problemi sugli occhi. Infine l'ultimo prodotto, il prodotto sì, quello che mi sta piacendo da morire in quest'ultimo periodo e che me lo sto bevendo ogni sera sempre per la fase del struccaggio, ed è un prodotto che ho ricevuto, anzi questo l'avrei comprato io, ma uno l'ho anche ricevuto e ve l'ho messo in palio nel giveaway di Pixi qui su YouTube, e si tratta del Vitamin C Tonic, un tonico con vitamina C e acido ferulcilico con 100 ml di prodotto della Pixi, e questo qui assolutamente ve lo voglio mettere nei promossi. 12 mesi di PAO, ho un quantitativo, ve l'ho detto già, di 100 ml. È un potente illuminante per la pelle, antiossidante, aiuta il collagene, quindi la produzione di questo ingrediente, e vi dà un boost di luminosità sulla pelle. I probiotici aiutano a fortificare la barriera protettiva della pelle e gli estratti di frutta gentilmente danno una esfoliazione, ve lo confermo, perché io ho notato una leggera esfoliazione del viso che mi ha permesso di togliere delle impurità o comunque un po' di pelle morta che avevo. Ho notato che anche se non mi truccavo la base, questo prodotto, quando passavo il dischetto struccante di cotone, mi ritrovavo ad avere il dischetto che era sul grigio, non dico nero ovviamente perché non sono nera o comunque non ho il viso nero quando arrivo a casa da lavoro, però ad ogni modo vedo che il giallo del prodotto sparisce e c'è un alone di impurità che la pelle può aver preso quando mi muovo in bicicletta, a piedi, col make up, con qualsiasi cosa. Questo prodotto vi faccio vedere l'inci perché io ci provo, ma è in micro scricciolo, poi è anche abbastanza lungo. Sul sito e nel negozio Sephora viene 12,90€, non più di 13€. Lo trovate anche su Look Fantastic e sul sito diretto di Pixi, però lì avete le sterline, dovete fare la conversione. Tra l'altro le sterline non aiutano perché valgono di più rispetto all'euro, almeno fino all'ultimo periodo era così, quindi io non acquisterei mai direttamente sul sito di Pixi, ma se volessi supportare il marchio, come ho già fatto, andrei o sul sito di Look Fantastic, che ha già i prodotti in euro, oppure direttamente sul sito di Sephora. È un prodotto che sicuramente riacquisterei se non avessi altri tonici, soprattutto tonici disponibili per la detersione, perché ne ho un altro piccolo così di Pixi, ho delle mini taglie da 30 ml che anche quello le voglio terminare, ne ho una di aromatica coreana e dopo avrei ancora un'acqua micellare. So che acqua micellare e tonico non è la stessa cosa, però io l'acqua micellare la utilizzo alla fine per detergere tutto quanto e poi dopo vedo se risciacquarla o meno. L'ideale sarebbe risciacquarla, però ci sono delle acque micellari che all'interno della confezione, nella carta di spiegazione di utilizzo del prodotto, specifica che non deve essere risciacquata. Io vedo se c'è scritto risciacquare, risciacquo, se vedo che non c'è scritto da risciacquare, io non la risciacquo, a meno che non sento che proprio la pelle mi dica, cioè, togli via questa roba dal viso, che io non la tollero. E quindi ve lo consiglio, esfoliante, ho visto dei pori dilatati, ancora di più, non vedo particolare disomogeneità, vedo una pelle abbastanza uniforme, non più di tanto luminosa, ma secondo me anche un po' qualche acciacco di stagione e magari delle problematiche mie che dovrei fare dei controlli. E in più comunque solo la mattina noto di avere delle secchezze abbastanza intense sulla pelle che sto cercando di contrastare con creme un po' più efficaci alla mattina e anche alla sera. Adesso vediamo come si evolve la situazione, comunque oggi leggermente meglio. Tra l'altro oggi facendo
schifo il tempo fuori, lasciatemi questa parola, finalmente ho potuto utilizzare il fondotinta dopo secoli e non vedevo l'ora. Anche ieri l'ho utilizzato al Sana per andare in fiera, ho utilizzato il fondotinta nuovo di Benefit, ma non è che mi abbia fatto proprio una buonissima impressione, non mi vedevo una bella pelle, almeno questo qui di Essence della linea, non mi ricordo mai il nome, Fresh and Fit, Fit and Fresh, una cosa del genere. È ancora un prodotto vecchissimo che ho comprato diversi anni fa, sempre cani permettendo, perché sto cercando di tagliare le parti, quando inizio a parlare iniziano ad abbaiare. Comunque sto dicendo, è un prodotto che ho aperto da diverso tempo e vorrei smaltirlo entro la fine del mese, se ce la faccio, per avere un prodotto finito in più da mostrarvi. Con questo è quanto, ho finito quello che vi volevo mostrare per questa rubrica, che continua ad andare avanti. Vedo che vi piace un po' di più ultimamente, all'inizio non aveva riscosso molto successo, però so che può essere utile avere delle recensioni, anche se soggettive, per consigliarvi o meno dei prodotti. Io ne ho veramente tanti, quello che è che non mi piace aprire 3 miliardi di prodotti dello stesso tipo, quindi per ora vi mostro questi, poi tra un mese e mezzo, 2 mesi ci saranno sicuramente altre cose che andranno a sostituire queste, perché le finirò e vi potrò recensire altre cose, quindi datemi un pochino di tempo e vi porterò tutto quanto, perché almeno per quello che ho aperto mi piace sempre dare un giudizio positivo o negativo, o comunque trasmettervi le mie sensazioni in fase di utilizzo e di come mi ci sto trovando con il prodotto. Fatemi sapere i vostri prodotti sì, no e ni del periodo, andate nel canale di Alessia, Le donne vengono da Marte, un po' di pubblicità non fa mai male, e basta, stavo guardando se avevo qualcos'altro, ma ho finito tutto, un bacione e al prossimo video.